Buonasera. Oggi è lunedì 2 ottobre 2023. Parlare di fede stasera. Ci prendiamo prima un po' di tempo insieme. La mano del Signore è su di me. Parlato di te, ho visto la tua condizione, la morte e la disperazione, ci vuole solo un miracolo, parlando al mio cuore mi ha detto, tu seguimi in questo progetto. Profetizza al mio popolo, Italia, sorge e risplendi ancora, questo è il tempo tuo, Italia, la tua luce è giunta. Continua a credere, ho visto la tua condizione, ma con la sua benedizione ogni cosa cambierà, parlando al mio cuore mi ha detto di credere in ciò che ha promesso. Questa nazione rivivrà, Italia, sorge e risplendi ancora, questo è il tempo tuo, Italia, la tua luce è giunta, la gloria. Già soffia, sì, hanno speranza di vita, preparati per la grandezza, oh, oh, sorge e risplendi ancora una volta, ancora una volta. Gloria si leva su di te.
la gloria si leva su di te. La sua gloria, Italia, è su di te. Chiedimi ed io ti darò le nazioni come tua eredità e l'estremità della terra per tua possessione. Chiediamo insieme l'Italia, la nostra nazione, al nostro Padre Celeste. È Lui che ci autorizza a farlo. Chiedimi ed io ti darò le nazioni come tua eredità. Chiediamo insieme l'Italia come nostra eredità. Profetizziamo, Italia, sorge, risplendi ancora, oh, questo è il tempo tuo, Italia, la tua luce è giunta, la gloria si leva su di te. Italiani, nel nome di Gesù ti chiediamo questa nazione affinché possa sorgere e risplendere in tutta la sua gloria, in tutto ciò che tu hai preparato. Preghiamo che la nostra nazione possa entrare in un tempo nuovo ed entra in un tempo nuovo. Noi profetizziamo sulle ossa secche della nostra nazione nel nome di Gesù. Italia, la tua luce è giunta, la gloria si leva su di te. Alleluia. Mio pastore, nulla mai mi mancherà. Nella casa sua ogni giorno io dimorerò. Egli mi fa dimorare in erba tenera, lungo acque riposanti lui mi guida. Casa sua ogni giorno io dimorerò, ogni giorno lui ristora la mia anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome, quando anche camminassi nella valle della morte io non temerei, io non temerei. Il tuo bastone, la tua verga sono quelli che mi consolano, perché tu sei con me, tu sei con me. Traboccare la mia coppa,
tu verga sono quelli che mi consolano, perché tu sei con me, tu sei con me. Per certo, beni e benignità, per certo, beni e benignità, per certo, beni e benignità, per certo, oh beni e benignità, per certo, oh beni e benignità, per certo, mi accompagneranno tutti i giorni. Pastore non la mai mi mancherà, nella casa sua ogni giorno io dimorerò. Alleluia. Per certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni. Accompagneranno, mi inseguiranno e mi perseguiteranno ogni giorno della mia vita. Alleluia. Gloria a Dio. Allora siamo arrivati alla nostra ottava parte. La tua fede ti ha sozzo, la tua fede ha prodotto cose straordinarie. Questo è quello che dice la scrittura nei Vangeli. La parola sozzo in greco significa salvezza, guarigione, liberazione, protezione, custodia, preservazione, prosperità, integrità, benessere e completezza. E oggi è il turno della donna che è un sei piedi di Gesù. In realtà si parla di lei come la peccatrice che fece qualcosa di strano, che attirò l'attenzione dei religiosi, ma del resto i religiosi sono sempre lì sul piede di guerra, e invece di vedere il bene riescono sempre a vedere qualcosa di male. Anche Gesù lo sapeva molto bene, quindi niente ci sorprende chiaramente di tutto quello che leggiamo nei Vangeli, perché la storia giornalmente, dopo 2000 anni, continua a ripetersi. Però vorrei leggere questa storia, anche se è un po' lunga, perché veramente è degna di essere ascoltata ancora una volta, e di essere attenzionata in maniera particolare, perché ci sono dei particolari che questa mattina non ho inserito. Per chi è iscritto al nostro canale Telegram, il canale ai Church di Telegram, lo sa, avrà letto, avrà avuto modo di leggerlo. E se non sei ancora iscritto nel nostro canale di Telegram, manda un messaggio, scrivi un messaggio qua sotto il video e ti dirò come fare. È gratis ed è sicuramente una grande benedizione per la tua vita. La storia è incredibile, è scritto in Luca 7, dal versetto 36, dice così: ora uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna della città, che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato, e stando ai suoi piedi, di dietro, piangendo,
cominciò a bagnargli di lacrime i piedi e ad asciugarli con i capelli del suo capo. E glieli baciava e li ungeva con olio profumato. Al vedere questo, il fariseo che l'aveva invitato disse fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù rispondendogli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli disse: Maestro, di pure. Gesù gli disse: un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Non avendo essi di che pagare, egli condonò il debito ad entrambi. Secondo te, chi di loro lo amerà di più? E Simone rispondendo disse: suppongo sia colui al quale egli ha condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato giustamente. Poi volgendosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò io ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato. Ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei: i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra loro: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma Gesù disse alla donna: la tua fede ti ha sozzo, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Ci sono innumerevoli spunti di meditazione su questa, in questa storia, ne vorrei trattare alcuni perché veramente sono degni di nota. Questa donna, definita una peccatrice, si imbuca alla festa, un po' come facevamo noi da giovani, quando sapevamo che c'era una festa da qualche parte, senza essere invitati, boom, dentro. E ci infilavamo per ballare, per attraccare con le ragazze e soprattutto per mangiare e bere gratis. E questa donna entra in casa del fariseo sapendo che Gesù si trovava lì e in maniera quasi furtiva, come la donna dal flusso di sangue che è stata poi guarita da dietro. Questa donna appena lo vede di spalle, comincia a piangere. Si prostra ai suoi piedi e comincia a bagnare i suoi piedi con le sue lacrime e asciugarli con i suoi capelli. È scritto che questa donna entrò con un vaso di alabastro pieno di olio profumato. Il vaso di alabastro era un vaso di queste dimensioni circa, ma con una particolarità: non aveva tappo, era infatti chiuso, era un unico pezzo, un po' come dicevo stamattina in quello che ho scritto, un po' come le fialette che compriamo, sapete, quelle che utilizziamo poi per fare la puntura, che sono tutte in vetro e devi poi spezzarle perché non hanno un tappo. Ed è così, ed era fondamentalmente, i vasi di alabastro contenevano degli oli profumati, contenevano delle cose preziose all'interno, e la tradizione ci dice che i vasi di alabastro erano utilizzati come dote per il matrimonio. Questa donna, rompendo il vaso d'alabastro, in realtà sta dichiarando che il suo cuore è rotto, la sua vita è spezzata ai piedi di Gesù, e versa la cosa più preziosa che ha, questo olio profumato, lo versa ai piedi di Gesù. Dopo aver bagnato i piedi di Gesù con le sue lacrime asciugate e asciugati con i suoi capelli, questa donna unge d'olio i piedi di Gesù e comincia a spalmare, a distribuire quest'olio sui suoi piedi. E questo attira l'attenzione dei farisei perché fondamentalmente, veniamo a sapere da chi studia un po' più di noi, chi conosce diciamo gli usi e i costumi di quel tempo, era una tecnica usata dalle prostitute come i preliminari prima di avere un rapporto sessuale con i propri clienti. Quindi erano scioccati, erano turbati i farisei perché conoscevano questa donna, chissà perché la conoscevano questa donna. Poi sapete come la donna adultera presa in flagrante, che fu portata da Gesù perché fu presa in flagrante in atto di adulterio, e di solito si dovevano portare sia l'uomo che la donna, invece portarono solo la donna. Chissà perché portarono solo la donna, perché forse l'uomo era un amico loro, o forse questi uomini, ritornando alla nostra storia, conoscevano questa donna un po' più che soltanto di nome e di fama.
Ok? Chiusa parentesi. Se costui fosse un profeta, disse Simone che lo aveva invitato a Gesù, pensò nel suo cuore, se quest'uomo fosse un profeta saprebbe chi e quale tipo di donna è quella che lo tocca, perché è una peccatrice, lo percepì, lo pensò nel suo cuore, non lo espresse con le parole, ma Gesù, dice la Bibbia, che sapendo quello che stava pensando, Gesù risponde a Simone. Simone pensava, Gesù gli risponde, Gesù risponde ai pensieri di Simone, è straordinario, Gesù è meraviglioso. Guardate l'ipocrisia di Simone, se quest'uomo fosse un profeta saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. Quando Gesù gli disse, Simone ti devo dire una cosa, lui subito, sì maestro dimmi pure, guardate l'ipocrisia e la falsità della religiosità. Nel suo cuore stava giudicando Gesù e poi appena viene attirata l'attenzione su di lui lo chiama maestro. E Gesù dà una parabola sui due creditori, chi doveva dare tanto denaro, chi doveva dare poco denaro, e questo debito viene condonato dal loro signore. E Gesù fa una domanda, secondo te chi dei due sarà più grato? Chi dei due lo amerà di più? Simone rispondendo, suppongo sia colui al quale è stato condonato di più, e Gesù gli disse, hai giudicato giustamente. Guardate questo particolare, perché è un particolare tenerissimo, meraviglioso, ed è qualcosa che rappresenta il cuore e il carattere di Gesù. È scritto questo al versetto 44. Poi, volgendosi verso la donna, disse a Simone, e Gesù comincia a parlare a Simone, ma senza guardarlo. Gesù parla a Simone girato verso la donna. E Gesù guarda negli occhi la donna. E mentre la guarda, lui parla con Simone. E gli dice queste testuali parole. Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato acqua per lavare i piedi, invece lei ha bagnato i miei piedi con le lacrime, le ha asciugati con i capelli del suo capo. E diceva queste cose mentre guardava la donna. È tenerissima questa scena, è stupenda. Gesù che guarda questa donna che viene giudicata da tutti, massacrata di giudizi da tutti, anche se mentalmente, cioè veniva giudicata nella mente delle persone, ma Gesù che capiva cosa stava succedendo, Gesù guarda la donna. E letteralmente sono lui e lei, da soli, in questa stanza, come se Gesù stesse cercando un contatto visivo per farla sentire al sicuro, per farla sentire protetta, per farla sentire al centro dell'attenzione, ma dell'amore del Padre, non dei giudizi delle persone. Questa donna era al centro dei giudizi delle persone, Gesù l'ha fatta sentire al centro dell'amore del Padre. Gesù continua a guardare la donna e parla con Simone senza neanche guardarlo. E gli dice, tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo con olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò ti dico, parla Simone, perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. E chiaramente fa riferimento a lui. Poi disse a lei, non parla più a Simone, ma mentre guarda lei, parla con lei e le dice, i tuoi peccati ti sono perdonati. E qua si scatena il putiferio, chiaramente. Chi è costui che perdona anche i peccati? E Gesù, senza staccare lo sguardo da questa donna, le dice, la tua fede ti ha salvato. Guardate con quale amore, con quale tenerezza, con quale delicatezza Gesù gestisce la situazione. La tua fede ti ha sozzo, la tua fede ti ha salvata, va in pace. La tua fede ti ha restaurato, la tua fede ti ha ristabilito, la tua fede ti ha reso completa, la tua fede è ti ha reso di nuovo integra, la tua fede
ti custodisce, la tua fede ti preserva, vai in pace per come hai creduto, per come hai dimostrato la tua fede. Non c'è più bisogno di dire niente, non preoccuparti di quello che dicono gli altri, non preoccuparti di cosa pensano gli altri, la tua fede ti ha giustificata, la tua fede ti ha reso pura, la tua fede ti ha reso nuova, la tua fede ha fatto la differenza. Questa donna ha dimostrato di avere fede. Quando spezzò il vaso d'alabastro, lei rinunciò letteralmente, almeno ufficialmente, al suo matrimonio, dichiarando pubblicamente: da oggi in poi non amerò nessun altro uomo se non colui che darà la sua vita per me, colui che è l'unico che può capire il mio cuore, l'unico che sa esattamente tutto ciò della mia vita. Questa storia è assolutamente commovente, perché ci fa comprendere come Gesù tratta le persone che vengono giudicate, le persone che vengono condannate, le persone che vengono messe di lato, le persone che vengono alle quali viene messo un marchio o un'etichetta. Gesù guarda verso questa donna e parla con tutti quanti, come per dire: non datele fastidio, lei è cosa mia. È cosa mia, lei appartiene a me. La sua fede l'ha resa straordinaria. La sua fede, la fede che ha dimostrato, le ha permesso di entrare nella pienezza di una vita perdonata, santificata, giusta, piena e completa, in pieno benessere. La sua fede ha prodotto tutto questo. E Gesù ancora non era morto sulla croce per noi. Questo è un altro argomento che, se lo prendiamo, facciamo notte, ok? Però ci tenevo a raccontare questa storia in questa maniera, perché mi piace quando Gesù anticipa tutti e spiazza tutti, perché è veramente l'unico che conosce il tuo cuore. E quando tutti ti giudicano, quando tutti ti massacrano, quando tutti sono contro di te, tu sappi che i suoi occhi sono su di te e lui non distoglie il suo sguardo dalla tua vita. Una buona serata. Ricordatevi, domani abbiamo la scuola biblica, eh?